scorso 29 gennaio, consiglieri comunali e sindaci della provincia di Cosenza hanno eletto il nuovo presidente della provincia. Presidente che è risultato essere eh, alla fine il sindaco di Aiello Calabro, Franco Iacucci, ospite qui nei nostri studi. Grazie presidente per aver accolto Grazie a il nostro invito. Grazie Insomma, a eh, iniziamo così, un ritorno alle origini. Sì, se le origini sono che io ho lavorato dieci anni alla provincia di Cosenza, io ero il più stretto collaboratore del presidente Oliverio e quindi conosco bene i la meccanismi e bene, sì, 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 eh, della macchina. Cose e persone, diciamo così, e procedure. Senta, eh, la sua è stata, come dire, anzi, ha fatto campagna elettorale. Certo. Perché le faccio questa domanda? Perché... Eh, la sua è stata una candidatura unica alla presidenza della provincia, visto e considerato che è venuta meno quella dell'altro schieramento del eh, centro-destra. Certo. Cioè, non toglie che però eh, ha avuto un risultato eh, considerevole, considerevole un risultato importante. Sì, io sono stato l'unico candidato alla presidenza della provincia di Cosenza e questo non, ha, non nasce a caso secondo me. Noi abbiamo, secondo me, lavorato bene prima della, delle elezioni, siamo partiti in tempo, abbiamo fatto i passaggi giusti, abbiamo parlato molto con il mio partito e abbiamo trovato unità di intenti all'interno del partito, del PD, poi abbiamo lavorato per unire su un progetto e sulla candidatura la coalizione di centrosinistra, poi abbiamo lavorato per allargare la coalizione di centrosinistra ragionando politicamente con l'NCD. Quindi abbiamo fatto una, una coalizione larga, unita e larga, attorno a un candidato e attorno a un progetto. Questo chiaramente ha disorientato il centrodestra perché il centro-destra anche nel passato, in varie competizioni elettorali, ha vissuto sulla divisione del centro-sinistra. Ecco, e lì. ha avuto anche affermazioni le, per la divisione del centro-sinistra. Questa volta noi abbiamo lavorato per unire il centro-sinistra e allargare il centro-sinistra. E quindi questa cosa ha disorientato il centro-destra. Ci sono stati vari tentativi di candidature, partendo dal sindaco di Cosenza, passando anche su altre candidature di altri sindaci e poi non sono riusciti a raccogliere le firme per presentare la candidatura. Ecco. Anche perché dobbiamo ricordare, soprattutto per chi ci segue da casa, che, come dire oggi la provincia è governata eh, dal presidente della provincia che viene eletto eh, in, seguito, certo. in un altro modo rispetto a prima, in seguito certo. al riordino eh, delle province eh, attraverso questa legge del Rio, che la, la provincia diventa sì, sì, enti di secondo livello. Però eh, prima di ritornare a parlare eh, di questo argomento, lei ha parlato nella presentazione della sua candidatura: ha parlato di metodo. Certo. Un metodo che ha. Uh, finalmente visto il centro-sinistra il PD prima e il centro-sinistra dopo unito, unito e compatto un metodo che si potrebbe sperimentare al, anche per altre esperienze elettorali Beh, è, il suo, è stato il suo aspiccio non ci sono uno... dubbi Quello è il primo risultato importante il primo risultato politico perché con l'unità poi mette in campo le premesse per lavorare bene anche ad amministrare e dovrebbe essere la regola questa noi purtroppo viviamo in una fase in cui invece questa è diventata un'eccezione e viene pigliata come punto di riferimento. Io credo che noi abbiamo fatto una cosa normale, quello che si dovrebbe fare sempre, perché ci vuole condivisione, ci vuole coesione, unità e ci vuole anche un modo per, eh, inclusivo, ecco dico io, per fare questo tipo di, di battaglie. E noi abbiamo fatto questo. E diventa un fatto straordinario perché purtroppo in questi anni il centro-sinistra, il PD non ha dato esempio di unità. E, e questo è, è un limite del centro-sinistra e del nostro partito. Io mi auguro che questa esperienza, questo metodo, questo percorso diventi punto di riferimento e di esempio per altre, 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 esperienze, altre, altre esperienze elettorali. C'è quella prossima, importantissima. Del comune di Catanzaro, capoluogo di regione, di regione dove ci saranno ecco, il rinnovo dell'amministrazione dell comunale del sindaco, io vedo che ci sono dei passi avanti, vedo che ci sono segnali di, 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 di volontà di unità e di allargare anche lì la coalizione. Bisogna proseguire su questa strada perché è la strada vincente. Ecco. Lei ha parlato di. Eh, coalizione larga, di allargare la coalizione certo. naturalmente il eh, riferimento è anche all'NCD certo eh, alleato al governo nazionale certo. alleato alla provincia ma alla regione questa NCD potrebbe eh, rientrare in un discorso di coalizione. ma io questo non, non spetta a me io lo chiedo, dirlo, questo, glielo chiedo questo perché lei eh, certo ha una certa esperienza politica sì, e, sì. e conosce bene anche il governatore della Calabria. Ah, non ci sono dubbi Beh, su questo, Col governatore della Calabria c'è un rapporto, c'era e c'è, un rapporto strettissimo insomma, che parte principalmente da un rapporto di amicizia ormai consolidato e poi da una condivisione politica più complessiva. Il problema dell'NCD, io che, che dico, è chiaro che non è che sono, in, sono degli automatismi che si creano dal nulla. Io credo che è importante questo, questo percorso perché io credo che sia normale il fatto che a Roma, nel governo nazionale, c'è una collaborazione con l'NCD, il Ministro degli Esteri. Del governo Gentiloni è il massimo rappresentante di questa forza politica. e Io credo che se ci sono le condizioni bisogna crearle per collaborare anche nelle realtà, diciamo così, nei territori con l'Ordine ecco. Città. Ecco, ritornando alla sua: Facendolo sempre alla luce del sole, senza inciucci, senza sotterfugi, ma avendo, parlando di politica e cercare di capire. Come ha detto anche lei nel corso della sua campagna elettorale, come certo. è andato questo accordo con l'NCD. Ecco, lei, ritornando sempre alla, a qualche passaggio eh, di poco fa, che eh, vista e considerata la sua esperienza politica, però il fatto che sia venuto meno un candidato eh, alla presidenza, un, un competitor, ecco, politicamente... Ma poi ci sono due messaggi. Io non, non entrando nel non sono, merito, sono, perché sono, non, no, vogliamo, no, io, però, io non ecco, sono facendo... stato contento di questa cosa, perché a me piace la competizione e la competizione arricchisce tutti. Non a caso io ho scelto di fare lo stesso la campagna elettorale, perché la campagna elettorale ti consente di andare sui territori, di parlare con i sindaci e di capire quali sono i bisogni, di capirli ancora meglio. Io conosco bene la nostra realtà, però quando la tocchi con mano poi nello specifico diventa ancora più importante la conoscenza. E io l'ho fatto volentieri e il risultato, guardate, il risultato politico dell'affluenza alle urne, che è stato straordinario, qualcuno diceva a me, dice ma stai attento perché essendo solo tu come candidato probabilmente non vengono a votare, invece la gente è venuta a votare, ha aiutato probabilmente anche dalla competizione tra i consiglieri, tra i candidati a consiglieri, però il messaggio che ho voluto mandare io, di cercare di capire come c'è una nuova tensione anche, per stare insieme, per rinnovare anche il sistema de, delle autonomie locali, perché uno de, degli obiettivi che dobbiamo avere no, è quello di cambiare la legge del Rio, perché ecco, la legge del Rio ha mortificato... Uh, in questo caso le province, perché ha fatto diventare quasi enti inutili. E allora, enti siccome io sono, livello, siccome io sono inutili, convinto invece che le province debbono avere un ruolo importantissimo. Anche perché chiedo scusa, lei viene da quell'esperienza con, eh, certo. eh, con il Presidente Oliverio quando le province avevano un ruolo eh, certo. istituzionale e certo. amministrativo centrale importante. Eh, certo, certo, ma le province continuano ad avere, secondo me, un ruolo politico importante. Perché io andando in giro ho visto l'isolamento che hanno i sindaci, e specialmente i sindaci dei piccoli comuni, di un rapporto anche con la regione, in con lo Stato. In modo particolare con della provincia di Cosenza. Certo, perché è una provincia grande, la provincia di Cosenza è la seconda provincia più grande d'Italia. E quindi è chiaro che parlare con i territori, raggiungere i territori, affrontare i problemi dei territori, Insomma, è impegnativo e c'è bisogno di un ente che coordina, perché io al di là delle funzioni delegate che ti dà l'Averrio, Rio, che sono quelle della viabilità e della scolastica superiore, io credo che la provincia può svolgere un ruolo politico, che è quello di raccordo, di coordinamento. Che ha diretto contatto con i cittadini. Certo, gli perché... Lì i territori lì, devono anche accettare la sfida della programmazione e di fare progetti integrati di sviluppo del proprio territorio. No? I comuni devono avere più coscienza nello stare insieme, di fare ragionamenti comuni e la provincia può aiutare in questo percorso. A no? proposito di comuni, poi le voglio fare una domanda. Poi perché adesso dobbiamo cedere la linea alla regia per un la po' pubblicità. di pubblicità. A fra poco. Tricom SRL, azienda leader nella distribuzione di prodotti tricologici professionali. Concessionario ufficiale Tocco Magico presenta la nuova frontiera della colorazione bio, Lux Color. Inoltre offre soluzioni professionali per ogni tipo di esigenza. Seguici su Facebook tricom magico o contattaci allo 0984 40 16 38. Tricom è la passione a fare la differenza. Il segreto di una pasta? Acqua purissima ed una selezione di semole di grano duro di alta qualità, l'utilizzo di trafili in bronzo, macchinari all'avanguardia, controllo di qualità sul processo produttivo e una lenta essicazione a bassa temperatura. Tutto questo è Pastaforte. Ci trovi nei migliori punti vendita della tua città. Visita il nostro sito www.pastaforte.it Pasta Forte, la scelta naturale. Ben ritornati in studio, vi ricordo l'ospite di quest'oggi, il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, eh, eletto lo scorso 29 gennaio. Presidente, stiamo parlando del rapporto dell'ente provincia, dell provincia che deve avere con i comuni: I territori, sì. eh, con i territori e il ruolo eh, dei comuni. A tal proposito le voglio fare una domanda. Nella provincia di Cosenza si sta, come dire, è ritornato a discutersi prepotentemente di come dire, mettere insieme, di unire eh, realtà territoriali, di fare dei comuni più grandi. Certo, certo. Ecco, eh, come dire, il primo passo e quello più importante e più decisivo. Mi pare che l'abbiano compiuto i comuni di Rossano e Corigliano. Sì, perché, ci sono dire, hanno avviato già ci sono due esempi concreti. Credo che ci sarà il referendum, ecco, pare, il, referendum il 26 a, a marzo, marzo mi pare. E poi per, in Presila, per In fare... per unire i comuni della dell'Apresiva in un comune unico, è quello di Rossano e Corigliano mm. che lì comincia ad essere veramente una, una cosa importante. E una... dal punto di vista economico, eh, e no, territoriale, anche territoriale tutto... ma anche di, lei che è anche di sindaco, popolazione. Lei, che è certo. anche sindaco, cosa pensa Beh, io, io di questa sono... unione di comuni? No, è importantissimo, questo è un processo che dovremmo anche migliorare la legge per incoraggiare ancora di più i territori a stare insieme e fargli capire qual è la convenienza a, a tutti i livelli per stare insieme a livello di erogazione dei servizi, di organizzazione dei servizi cioè. è un processo che eh, sta incominciando cominciano a vedersi le prime realtà di questo, di questo processo in provincia di Cosenza c'è questo appuntamento importantissimo io mi permetto di dire, per il ruolo che svolgo, che io cercherò di dare una mano a chi pensa di fare l'accorpamento dei comuni. Perché è un percorso che io condivido tantissimo. E cominciano ad esserci realtà importanti, perché lo stare insieme, pensiamo all'esperienza della sibaritide, guardate qui, l'area urbana. Importantissimo. Se uno a volte è come l'area urbana di Cosenza, no? anche qui si dovrebbe iniziare questo percorso. Anche se c'è stato un timido risveglio. Un timido, timido però, bisogna, bisogna rafforzarlo e accelerarlo questo percorso. Perché chi vive questa realtà, anche di Cosenza, si, se non conosce bene territorialmente quali sono i confini, non si rende conto fisicamente. Dove finisce Cosenza e inizia Rendo, inizia Castello. Libero. È tutta un'area urbana messa insieme, e quindi io non capisco perché quest'area urbana non deve avere la capacità e la forza di ragionare insieme, di stare insieme. Diventa più forte ecco, come ente territoriale ente locale. Ecco. Tra eh, come dire, le funzioni, che, eh, tra eh, come dire, le mansioni che gestisce ancora la provincia di Cosenza, la viabilità. Sì. Come intenderà affrontare il presidente Iacucci questo settore? Eh, quello è un, è un eh, problema terribile un perché. Eh, sì, perché, sempre ritornando al discorso di prima, eh, la provincia sì, di Cosenza comprende 155 comuni e. Ma è a 3.000 chilometri di strada la provincia, se eh. è come andare tre volte a Milano, insomma. Quindi è una cosa immensa. E se non ci sono le risorse per affrontare la manutenzione o affrontare i problemi che ci sono? Io. Girando come dicevo prima il territorio, mi sono reso conto che ci sono problemi veramente importanti. Ci sono territori isolati che, dove la provincia proprio perché non ha risorse non riesce a dare risposte. Ma questa è una cosa che, che non è più tollerabile ecco. perché se tu mi dai un servizio da gestire, mi devi dare anche le risorse per gestire questo servizio perché sennò no diventa, diventa inutile. Ecco. Questo e quindi... potrebbe essere un ottimo interlocutore la Regione Calabria, per esempio. Certo. Sicuramente la Regione Calabria non solo sulla viabilità ma più complessivamente è l'interlocutore primo della provincia di Cosenza. Deve essere così. Uno dei motivi che ho accettato questa sfida è proprio quella di che io credo che la provincia può dare una mano anche alla regione, come ente quindi di secondo livello, di intermedio tra il Comune e la regione, per realizzare il progetto regionale. Il Presidente Oliveri ha lavorato molto in questi due anni per mettere le basi, per trovare le risorse, per fare diventare di nuovo la Calabria protagonista in un processo di sviluppo nazionale e adesso noi dobbiamo avere la capacità tutti insieme di metterli in campo con velocità le risorse e quindi attuare i programmi. Ecco, ecco lei ha detto una cosa... Importante velocizzare cioè. perché purtroppo la crisi è galoppante, questi giovani continuano a, a ad andare via e la disoccupazione giovanile continua a tutto. crescere nella nostra, nella nostra regione. Quello è il dramma più, più terribile, insomma, non ci sono dubbi. Questo fatto dei giovani: noi abbiamo il dovere di dare opportunità a questi ragazzi, opportunità Vere, che sono e se possibile. Nei propri territori, ecco, senza farli andare via. Io lo vivo direttamente perché io... E' amministratore? Dei, del... No, non solo, amministratore, amministratore. ma due dei miei figli sono ah. all'estero, insomma, non per lavoro. E quindi io questa cosa la vivo perché ho visto che altre realtà, altre nazioni sono più sensibili a dare risposte ai giovani, in riferimento alla ricerca, in riferimento... A anche a settori di sviluppo importanti per una società come la nostra. Noi investiamo poco come, come molto, nazione molto, molto. Come, su, su questi campi e io sono convinto che alla, a lungo andare rischiamo di pagarla molto questa cosa. Già di cosa. mortificare i nostri ragazzi che sono costretti ad andare via. Io non è che eh, dico che andare via o andare in giro è una cosa, però ecco... Deve diventare una scelta, non può diventare quasi un obbligo per andare una, via. questo è una costrizione perché costri qui... Ma è una costrizione costri per adesso, perché opportunità ce ne sono pochissime, le nostre università, proprio perché ci sono pochi investimenti su queste cose, danno poche opportunità e allora il ragazzo è specialmente... E, e quelli che vanno via sono i più bravi, sono quelli che hanno, sono più motivati e, e noi perdiamo energie anche umane che... Invece, dovremmo avere la capacità di, di farle lavorare che al servizio del nostro la sviluppo e della nostra la terra. Certo. la nostra terra, più complessivamente. Ritornando un attimino indietro a quando ha presentato la sua candidatura, eh, lei l'ha presentata in un istituto scolastico. Certamente. L'ha detto proprio lei. È una scelta non fatta per caso. Sì, l'ho fatto. Ci potevano essere tanti luoghi per fare. Eh, la presentazione della candela, io l'ho voluto fare in una scuola, che poi è una scuola simbolo, una delle più belle, di, secondo me di cosenza, per dare un messaggio di importanza delle, de, della scuola più complessivamente e anche del dovere che abbiamo, e della funzione che abbiamo come provincia, che è uno dei nostri compiti, quello dell'edilizia scolastica. Quindi cercare di capire come mettiamo... Eh, diamo ai nostri ragazzi edifici scolastici sicuri, principalmente attrezzati, per dare la possibilità loro di, 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 di esprimersi e di, di studiare in luoghi sicuri e in luoghi attrezzati potenzialmente che danno opportunità. Insomma, ecco, ecco siamo, siamo alla fine, in conclusione. Ultima domanda di natura politico-partitica. Eh, sempre, visto e considerato che lei eh, proviene da una lunga esperienza politica del sì. Partito Democratico, quello che sta succedendo a Roma, con l'accelerazione di Renzi che vuole andare ad elezioni e forse sì, forse no, potrebbe esserci una scissione, che cosa potrebbe succedere nel Partito Democratico? Io, come le dicevo, io vengo dalla storia della sinistra, Partito Comunista, PDS, DS, PD. E nel passato io ho vissuto l'esperienza anche di scissioni dal nostro partito, che sono cose dolorosissime secondo me. E noi tutti, partendo da Renzi, io mi sono permesso con grande rispetto a dire anche in un'altra trasmissione televisiva che il nostro segretario dovrebbe andare di più a fare il leader e meno il capo, cioè nel senso che lui deve cercare, perché il PD è nato dalla fusione di una serie di esperienze di ognuno di noi chi veniva dalla sinistra chi veniva dal mondo cattolico chi da esperienze ambientaliste quindi tutte queste diciamo sensibilità il segretario del partito ha il dovere di creare le condizioni per fare stare insieme e, io, e lui dovrebbe sforzarsi di più in questo a fare il segretario a fare il leader perché lui ha le capacità e le potenzialità per farlo, dovrebbe essere più inclusivo, ecco, per non dire sto per rimanere in tempo. inclusivo perché questo rafforzerebbe il partito, perché il nostro è un partito plurale. Il mio partito in origine era monolitico, il Partito Comunista era più, no? più monolitico, più rigido anche eh, nelle regole. Noi, invece invece I tempi sono cambiati, tempi la, sono politica cambiati continua, la politica è, certo, è in evoluzione, evoluzione si è aperta al mondo, e, e il contesto è sicuramente diverso. Allora per fare insieme, stare insieme sensibilità diverse bisogna evitare di mortificarle queste sensibilità e di, di dare spazio e agibilità a tutti nel partito. Perfetto. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo <ride> le auguro un buon lavoro per certo. il nuovo incarico eh, di questa di investito. Grazie per essere stato a anche ospite. Perché noi, io sono uno di quelli che lavorerà nel mio piccolo per questo, perché io ci credo nel Partito Democratico, io credo alla, allo stare insieme di forze politiche che hanno portato avanti anche da, perché è caduto il muro di Berlino e ci sono create le condizioni perché anche sensibilità diverse. Possono, Possono fare, fare un lavoro importante insieme, no? Che il mondo, io non vengo dal mondo cattolico, ma il mondo cattolico democratico beh, insomma, può dare esempi veramente importanti. Quindi questa è una scommessa alla quale abbiamo creduto e farla fallire, farla indietreggiare, secondo me è un limite. No? Noi, ognuno di noi... Non per andrebbe indietro soltanto la politica. No, 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 ma io anche come stabilità delle, 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 della politica italiana. No? Se il Partito Democratico arretra in questa cosa, eh, sarà un colpo per tutti. Arretra la politica e eh, l'Italia. Eh, e eh, non ci sono dubbi su questo. Perfetto. Di nuovo eh, grazie e di nuovo in bocca al lupo per il suo nuovo incarico istituzionale. Grazie a voi che ci grazie. avete seguito da casa e come al solito arrivederci alla prossima settimana.